dalla televisione e dall'insegnamento la volontà di presentarsi come candidata per dare qualche cosa di più a Perugia. Perché questa scelta così difficile e così importante? Come dici te, è una scelta molto difficile ma molto, molto curata, nei particolari abbiamo il sindaco Romizzi Giovani e il dovere ci ha chiamato a far sì e scendere in campo e a misurarsi e a dare risposte ai cittadini. Perugia è una città che necessita, anche se il sindaco Romizzi e la giunta ha già fatto tantissimo, c'è ancora tanto da fare e quindi la Lega accompagnerà in questo lungo percorso che dureremo ancora altri 5 anni e sicuramente. Lo sappiamo perché i cittadini ci stanno cercando, ci credono, come ci crede la sottoscritta. Perugia è una città importante, capoluogo di provincia, come sappiamo, e quindi ci dedichiamo veramente a questa importante iniziativa, io la chiamo così perché la Lega Perugia è la prima volta che scende in campo e affiancheremo il sindaco Romizzi. Come ho detto, c'è tanto ancora da fare, ma un bravo ad Andrea Romizzi lo dobbiamo pur dire perché quando è arrivato lui 5 anni fa Perugia necessitava di tante cose, molte sono già state fatte, tante altre ne faremo Allora, insieme. è così difficile andare a cercare un voto? Un consigliere comunale è difficile che possa promettere qualche cosa di più se non l'impegno. Quanto è difficile chiedere un voto? Non è difficile chiedere il voto, ma avere la credibilità del cittadino e questo credo che Matteo Salvini ha insegnato ai senatori onorevoli, a tutta la squadra che ci rappresenta adesso, che ci governa, che ci sta governando. E quando tu dici, prima, io dico sempre dalle parole ai fatti, e dico prima i fatti e poi le parole. E quindi torno a dire che ci troviamo bene perché la Lega è un grande simbolo che rappresenta la grande destra. Io dico personalmente che mi sto trovando bene anche perché vado a raccogliere tutti i consensi della gente e le richieste che stanno facendo, ovviamente senza fare promesse. I ricordi sono quelli di una vecchia elezione in circoscrizione. Si iniziava così a fare politica e adesso si torna a fare politica per conquistare un posto in consiglio comunale. Beh, la politica, io con la mia esperienza da consigliere di circoscrizione, era soprattutto salvaguardare il territorio, prendersi impegni di tutto quello che non funzionava. Però, come ecco, succedeva, venivano sempre le direttive dagli uffici centrali che le circoscrizioni funzionavano pochissimo. Oggi invece si sta cambiando sistema, si lavora più sui territori. E io sono uno di quelli che praticamente mi sono sempre impegnato in questi anni nel volontariato, nel sociale, ho fatto tante denunce delle cose che non funzionavano e ho avuto tanti riscontri. E tuttora mi sto impegnando. Ho fondato un'associazione, una sagra che si svolge nel mio paese con tanti collaboratori e la gente apprezza perché uno si sta in mezzo a loro risolvendo tanti problemi. Perché si sceglie di fare politica? E perché ha scelto di fare politica con la Lega, che è uno dei partiti che sulla carta sarebbe così lontano da quello che è il nostro territorio? Ma guardi, io ho un'esperienza, come ripeto, da consigliere di circoscrizione, però ecco, poi avevo lasciato, però ho sempre lavorato sul territorio. La Lega è un partito che mi ha innamorato subito perché i stessi vertici del partito sono persone semplici, normali, che stanno in mezzo alla gente, ascoltano e anche a noi ci continuano a incalzare e dire di lavorare con la gente, stare in mezzo alla gente, come fanno in tutta Italia, insomma. Che cosa chiede un elettore a chi andrà a rappresentarlo? Ma l'elettore soprattutto le cose semplici, le cose che tutti i giorni nei paesi, nei piccoli borghi mancano, bisogna sistemare, solo questo, la tranquillità e la sicurezza. Un tempo si diceva che non si cambiava mai il pensiero politico, chi nasceva di sinistra rimaneva di sinistra, chi nasceva democristiano sarebbe morto democristiano. Oggi è più così? Ma oggi no, guardi, io sto facendo da 2 anni gazebo con la Lega in vari mercati di Perugia, del comune di Perugia. E tanti elettori che non sono della Lega ci confortano e ci dicono di andare avanti perché anche loro sono stufi di certi sistemi, certi apparati e noi sinceramente ci mettiamo il nostro impegno per continuare e cambiare questo sistema.